Questo signore fa parte delle 200.514 persone fermate per un controllo nelle ultime 24 ore dalle forze dell'ordine. Sto assistendo mio padre che purtroppo è a casa colpito da ictus ischemico. Vado da lui tutti i giorni a portargli la spesa e vedere quello che ha bisogno. Non conto la gente che invece fa ginnastica attaccati l'uno all'altro. Certo. Allora è diverso, ma io sono da sola con mio cane. Il problema sono altri, la coscienza, la responsabilità delle persone. Loro avevano un motivo valido per uscire di casa, ma sono in tanti a non rispettare le regole. 8.497 i denunciati. Vi sono, diciamo, delle scuse grottesche quasi, direi. Ad esempio il ragazzo che circolava nottetempo per andare a portare la PlayStation all'amico per consolarlo dalla reclusione forzata. Piuttosto che il contadino che aveva necessità di andare a curare l'orto, ritenendolo insomma come esigenza e bisogno primario. Gli spostamenti dei lombardi sono ancora troppi, come emerge dall'analisi delle celle telefoniche. Una persona quando si sposta e si sposta di tanto cambia il ponte radio, la cella del cellulare, quindi questo genera un movimento. Quindi abbiamo calcolato sui ponti radio quanti movimenti c'erano, abbiamo visto a quanto siamo arrivati nei giorni scorsi, tra il 42 e il 43% di movimenti. Questo a nostro avviso è troppo poco. Quindi è un dato che ci fa in un certo senso allarmare, perché più c'è movimento e più il contagio gira. È opportuno essere consapevoli che il mancato rispetto delle prescrizioni dei decreti governativi comporta una denuncia all'autorità giudiziaria, che quindi una sanzione grave di natura penale.